I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. L'inconfondibile voce di Tina Turner per cominciare l'appuntamento con Chiamate Roma 3131. E ora Patrizio Mattei, che vedo ridere dall'altra parte del vetro. Ma non c'è il vetro. Non c'è il vetro, c'è qui. Caro Patrizio, se potessi dire cosa mi hai detto durante il bellissimo disco dell'inconfondibile voce di Tina Turner. Adesso. Sei entrato adesso, e poi che ti avrebbe detto? Che ti avrebbe detto? Ho fatto una battuta veramente molto divertente. Qual è? Molto divertente. Tina Turner, l'inconfondibile voce di Tina Turner, ora 44 dischi senza interruzioni. Quattro. Ma uno lo senti, uno lo vivi, uno lo prevedi. È una roba nuova, una cosa che tu addirittura. Vabbè, è un modo di fare radio che tutti abbiamo fatto. Adesso scagli il primo SMS. Chi di noi non ha detto il. Vedo dall'altra parte. Prima sembrava quasi denigratorio definirvi fonici. Ormai siete tutti DJ producer, sound engineer, registi. Però in effetti questo brano, insieme a qualsiasi di Anastasia, chiama quel tipo di disannuncio. Guarda, io tra l'altro a Don't, che stiamo registrando, abbiamo sempre la categoria timbri unici, no? E dico vabbè, ma quanti possono essere? E poi invece alla fine sono tanti, effettivamente. Arisa, per dire, la voce di Arisa la riconosci immediatamente, ma di Kayanne, Nina Zilli, le riconosci subito, cioè non c'è bisogno che tu dica Levante, sono tantissimi. L'inconfondibile voce di Levante, adesso la sentiamo, ce l'hai pronta, Patrizio? Sì. Ma non devi parlare, c'è il vetro! C'è il vetro. Quindi facciamo così. Annuisce l'ottimo Patrizio Mattei. Se potessimo raccontare, Patrizio, quello che è successo ieri sera. Niente. Non succedeva mai niente. Era tutto un racconto a beneficio del vostro immaginario, che chissà che vite che facciamo. Alle 9:15 stiamo a letto per farvi capire. Questo è il cuoione. Questa è la trasmissione della onestà, sì. Però. Sai, cioè, Patrizio che ti dice: ma che abbiamo fatto ieri sera? Ma niente. Tu stai al gioco. Con la base Radio Verità devo fare un lavoro a casa di Patrizio, e lui continua a dirmi: vieni a cena. E ho fatto: Patrizio, vai a cena, non ci vengo. Vengo a pranzo. Ma che lavoro devi fare a casa di Patrizio? Devo potare la vite. Ah, tu lo devi fare. Perché non capisce niente, l'ho già detto tre volte. Voi sapete che io ho la grande idea di fare il vino del balcone di Roma. Il vino del balcone di Roma, certo, verrà buonissimo. Viene buonissimo. Il problema è che ho questa vite e non fa l'uva. Quindi adesso ci pensa Furio. Patrizio, approfitto della presenza mattutina di Danilo. Buongiorno. Aspetta, ma la frase devo potare la vite. Ci vorrà un minuto. Un minuto ci vorrà. È anche bello, pure la vita. Togli la base, Danilo, possiamo dire a tutti coloro che fanno il vino fatto in casa, te lo faccio assaggiare buonissimo, che c'è l'effetto birra artigianale? Sì. No, fa cagare. Grazie. No, e poi c'è il grosso problema che si spumantizza, mi sembra, quasi tutto. No, poi è pericoloso, se ragazzi. Non affidatevi a chi fa i vini naturali, che non sono poi quelli biologici, no? Differente. Naturale e biologico. Se vuoi metto base quark, perché naturale è solo la parte biologica, è solo la parte iniziale che non viene trattata. Oddio, l'uva, eccetera. Ma cosa poi mi sto dicendo? Con mai? Il naturale non viene messo niente neanche all'interno del vino. Scusami, adesso non è che non mi fidi di te, figurati architetto, però 342-00-00-700, facciamo parlare Danilo per questi 10 minuti. Poi sentiamo qualcuno, perché non lo sapevo, cioè il vino naturale e biologico sono due cose differenti, ma pensa. Sai chi è grande esperto ci si avvelena? Brunori Sas, Dario Brunori è proprio grande esperto di questi tipi di vini. Sarà sveglio Quarna. Chiamiamo Fra Quarna alle 7:30, che fa un vino strepitoso. Adesso c'è la moda che tu vai al ristorante, vuoi far capire che ci capisci, dici al cameriere: avete vini naturali? E la risposta del cameriere: sono tutti naturali. Certo, è ovvio. Quarna, chiamiamo, guarda, te sveglio, ci ha mandato la scaletta. Ma se no possiamo parlare pure di Bruno Risas, se vuoi. 7:30 ce lo vedo a Dario Brunore sveglio a quest'ora. 342-00-00-700 sicuramente svegli gli ascoltatori di Chiamate Roma. Sono Carolina, vi ascolto ogni mattina. Sono Nicolò e vi ascolto del Comò. Il trio mi fa sentire brio. Danilo da Fiumicino mi fa ridere un casino. E col sorriso sul faccino a scuola mi dirigo. Bambini, è ora di lanciare la sigla. Giovedì 19 gennaio 2023. Ma che bello, canta la Patria. Buongiorno. Va tutto bene, va con fievele. Il trio Medusa. Ehi,
motocicletta riesce a capire tipo tutto a posto. C'è il trio Medusa, quindi io da stop. Canzoni travisate sembrano ricchi in pioggia. Tre culattoni, una coda rossa, ora senti come suona. Comincio la mattina tutto in culo alla balena, come dice Lino, porca puttana. Va tutto bene, va gonfie bene, il trio Medusa. Medusa l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio Gabriele. Dai che è giovedì, finale 900 in nostra compagnia. Abbiamo già anticipato un po' la scaletta di oggi. Cioè alle 7.30 sentiamo qualcuno che ci parli della differenza tra vino naturale e biologico. Ma prima c'è Danilo da Fiumicino. Buongiorno Danilo. Buongiorno, potete chiedere ancora se esiste qualcuno che produce il vino pestato con i piedi? Bravo, bella domanda. Ma certo, saranno quelli che fanno il vino naturale. Certo. Sì, saranno intatti. 342 00 00 700. Danilo, sai che non c'è tempo per la notizia. Vabbè, dalla. Ieri che c'è lì. Veloce, vai. Allora, aspetta. No, ma sai, siamo stati bravi ad allontanarla dal notiziario. Bravo, ecco. È così è distante. Perché pronto? È una notizia vera. Aspetta, il segnale. Vai. Vado? Vai. Ah, giusto, allora, perché c'è anche Mara. E sei l'ingessato ad aspettare, eh? Vado. Segnalava Matteo Curti che poi, che se è un video in movimento, cioè quello fermo, il boomer fermo. Fermo, non il mobile, togli la base. Quello che fa, vai. E lui comincia a camminare. E allora non serve. No. Scusa. Se si vede che ma poi se uno ti dice vai, perché ridici vado? Se non detto vai. Comunque veloce, no. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Ma infatti tempo. Sì. Ma guarda, ci ho ripensato poi stanotte, ci ho dormito su, non era manco un granché. Mettiamo anche le Laura. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Achille Lauro su Radio DJ, che sarà, quale sarà stata la notizia bella bella che è rimasta fuori a Danilo? Vabbè, lo scopriamo nella prossima, alla prossima puntata. Mercoledì, forse. Chi può dirlo? Voi, secondo voi butta via le cose e non ce le riprovo? Ma che sei matto? Ma che sei ma visto però cambio sempre in rubrica, sono proprio una fucina di idee. Una fucina. Una forcina, volevo dire. Forse era meglio. Sei una forcina di idee. Arriva la rubrica c'è chi sta peggio. Ricordiamo che gli ascoltatori, i follower, mi scrivono su Instagram, sui social, le loro giornatacce, i loro. Quindi, se diciamo, oggi vi siete alzati pensando accidenti, che giornata complicata che ho, sappiate che c'è chi sta peggio. Sì, voi dovete sempre pensare a chi sta peggio, mai a chi sta meglio, ragazzi. No. E la vita diventa più bella. Diventa più il bicchiere mezzo pieno, no? Non guardate quello mezzo vuoto. Ma bravo, sì, puntiamo al basso, che c'è frega. Sì. Quindi mi sono arrivate queste notizie che sono vere. Di non piccole... è quello il senso, sì, ma vabbè. Di piccole tragedie. Federica ci scrive che lei è da 5 anni a questa parte che è tormentata dal numero 17, che non gli ha permesso la cinquina al Super Enalotto. Pensate un po', avrebbe potuto vincere 120.000 euro. Vabbè, ma non è poco. Che c'entra? Una cinquina? Io so che non gioco, perché sei, si fa 6. Sì, non gioco mai al Super Enalotto. Quindi vabbè, ma che te frega. Sai come fai a vincere? Non giocare. Quei soldi li metti da parte. Io infatti vinco quelle 2-3 euro a botta, io sempre, perché non gioco mai. Quindi ragazzi, c'è chi sta peggio. Cinzia ci ha scritto che ha avuto la brillante idea di sistemarsi la scarpa mentre andava sul tapirulan. Che ma perché? Perché ne so, ma non si fa, ragazzi. Ma no, è pericolosissimo. È finita con le stampelle. Cioè, poi, ma poi perché, perché sali con la scarpa non sistemata? Cioè, quello, vabbè. Perché magari il décolleté le dava fastidio. Ho imparato questa cosa. Delle scarpe. Le scarpe. Il décolleté delle scarpe. Veronica, si chiamano décolleté le scarpe quelle aperte? Sì. Ma le scarpe da ginnastica che hanno il décolleté? No, che ne sai? Ma che corre con chi dà chi va? No, con le scarpe da ginnastica. Ah, il tapirulan in palestra. Io pensavo, capito, ai grandi magazzini. C'era la confusione, capito, in palestra, però. Vabbè, ma perché si chiama tapirulan? Quello dei grandi. Vabbè, ma è una scala. Tapirulan. Ci hanno fatto caso che pure quelli che vanno dritti e non salgono sono sempre scale mobili. Ok, cioè, no. non so scale. Paolissima ci scrive che lei c'ha il bagno con lo scarico Geberit rotto, la finestra bloccata e la lampanina fulminata, e un marito inutile. Questo ci scrive perché lei è sempre colpa del marito. Sempre, allora, la cosa più difficile da aggiustare se si rompe al mondo è lo scarico al muro. Scarico. Io lo smonto 700 volte perché fa Hai le mani troppo grosse. Poi non so.
Enrico, anche per quello c'è il tutorial. Quello c'è l'idraulico. A meno che non si spezzi il perno di plastica, allora lì sono ragazzi veramente razzi amari. È tutto di plastica, lo fanno apposta perché così lo ricompri nuovo, capito? Sì, è la lobby. Valentina ci scrive. È la lobby dello scarico a muro, certo. No, Maria Grazia ci scrive che alle ore 10 compra. Maria Grazia o Cristina? Maria Grazia. Maria Grazia. È importante. Diamo a Maria Grazia quel che è di Maria Grazia. Alle 10 compra la mandolina, poi perché si chiama mandolina, non so, quella per affettare le patate perfette. La mandolina si chiama. Mandolina, quella per affettare. Ma quante cose che si fanno. Alle ore 10 compra la mandolina, alle 11 sta al pronto soccorso, ragazzi, senza polpastrelli. Però la mandolina te la vendono anche proprio con il pezzetto, quello dentato, per evitare di fare sta cosa. I professionisti non la usano. Tu adesso quando cucini ti senti chef e non la usi e fai quella. No, i professionisti in cucina non utilizzano nessuna norma, chiaramente, per tutte le altre. Super Chicca ci scrive che si è alzata presto per portare fuori il cane, abita al quinto piano, arrivata al piano terra si rende conto che c'ha solo il guinzaglio, il cane sta ancora dormendo. Veronica, ci confermi che può succedere questa cosa? No, una volta è capitato. Anche a te, è uscita col guinzaglio, non con il cane. No, perché gli stavo chiudendo la porta in faccia, poi mi sono accorta che doveva venire anche lui. Sì. Perché ci sanno i proprietari che fanno i fighi, che nel condominio tengono il cane, capito? Lo tengono libero, cioè dicevo il cane perché obbedisce. Lo so, però se c'è il cane che non te segue. Tu di dentro, ma perché alle 5:30 anche il mio cane vuole dormire, quindi mi guarda e fa: ma dove vai? Dice, ma che vuoi fare? L'ultima, Danilo. L'ultima, questo ragazzi è il fenomeno del giorno. Okay. Laro ci scrive, incapace a cucinare, che si è cucinato da solo, ci ha messo mezz'ora per fare il brodo e si è cucinato i tortellini in brodo e poi l'ha scolati, cioè perché tipo la pasta. No, questo, no, ma questo era un video che girava virale, me l'ha fatto vedere mio figlio di tanti anni fa. Che è lui che l'ha detto, però non, non lo so. Infatti la cosa, no, ho scolato il brodo, era diventato viralissimo, non l'hai mai visto? Non so, a me sembra una bella notizia da dare, però se la roviniamo così che no, dici... te lo dico perché tanti diranno, ma questo è come un video virale, virale. Ti sta aiutando in realtà, no? Vabbè, vai con la canzone. Vai con la canzone. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Kim Petras, Sam Smith, stiamo per sentire qualcuno che ci parli. Da qui siamo partiti stamattina, nonostante l'intermezzo divertentissimo. Hai visto quanti segnalano il video virale? T'ha salvato Gabriele, se no poi venivi inondato. Lo so perché mio figlio poi fa quella classica cosa. Te l'ho già fatto vedere? Sì, me l'hai già fatto vedere. Due sono le cose che gli fanno molto ridere. Questo è un altro youtuber, personaggio, che a un certo punto, credo a Milano, trova un sandalo e dice: ma che ha perso un sombolo. Ah, sì. Tra poco parliamo della differenza tra vino biologico e vino naturale. Ero sicuro che fosse. No, non è la stessa cosa, sono due procedimenti, però non voglio anticipare, quindi insomma che si ferma uno fino alla vendemmia e l'altro poi quando. Io direi assaggiamoli tutti e due per capire qual è il vino. Ma poi anche il mio, anche il mio. Sì, il vino del balcone di Roma. Il vino, il Mattei, ragazzi. Ma io il vino di Quarna non l'ho assaggiato. Quello neanche noi. È un caso interno, lascia fare. No, qualcuno l'ha assaggiato, non noi purtroppo. Grazie Danilo, a mercoledì. Rimanete lì, torniamo subito. And you're listening to Radio DJ. Le 736, questa è Radio DJ. A proposito dei numeri 342-00-00-700, peccato che Danilo sia scappato, c'era un messaggio per lui. Danilo, basta parolacce. Porca miseria. Guarda come dirglielo. L'abbiamo cacciato via apposta. Subito sapevamo che non accadrà mai arrabbiato. Più che Danilo pronunci una mala parola, mai più in vita sua, anche diciamo fuori di qui. Alle 737 abbiamo detto era bello mettere champagne e supernova, giustamente il buon Fra Quarna non ha fatto in tempo e quindi abbiamo messo una cosa un po' più, diciamo, meno alcolica, un bitter. Un bitter. Chissà come verrà prodotto anche il bitter, perché no, siamo... non è... no, 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 che ne
Allora, perché intanto la domanda è: alcolico o analcolico? Il Sambiter, se profasì. Allora, alle 737 ho perso una scommessa. Mai mi sarei aspettato di trovare sveglio il dottor Dario Brunori. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ma che ci fai sveglia alle 7? I cantanti a quest'ora dormono. No, ma io sono un cantante salutista. Mi sono alzato 2 ore fa, ho fatto già footing. Poi sì, mattutina. Allora, ci raccontava Furio che avete avuto una serata conviviale nella quale tu hai tenuto una lezione. Una lezione sulla differenza fra vini naturali e vini biologici, perché io mi sono lanciato, ho detto: ah, vabbè, guarda, questo vino bio, sapendo della sua passione, certo. E mi ha guardato gli occhi e dice: ma questo è solo bio. Non è naturale. E la differenza qual è? Esatto, c'è stato un beh, la differenza, ora diciamo che lì per lì volevo anche così pavoneggiarmi, insomma, fargli fare una brutta figura, perché questo è il mio obiettivo soprattutto. Però la differenza reale è che il biologico sostanzialmente, che nasce nel 2012, voglio essere preciso, ho studiato, ha una serie di normative che però si fermano in qualche modo all'agricoltura, quindi alla vigna, mentre per quanto riguarda quello che si usa in cantina, sono ammesse tutta una serie di pratiche di manipolazione umane che invece nel vino naturale non sono permesse, perché si tende a mantenere, diciamo, appunto il concetto. Dario, scusa, Dario, stai facendo fuffa. Dario, fermati che stai correndo, perché sappiamo che sei un tipo atletico, ce l'hai già detto, però si sente male, perché fino al momento che hai parlato il vino biologico, esatto, abbiamo capito. Dopo. Cioè, si ferma alla tutela, alla vendemmia. Alla vendemmia, fino alla vendemmia non puoi usare diserbanti, robe varie, rispetto alla vigna. Poi esatto, non puoi usare chimica, non ci sono manipolazioni, mentre diciamo poi in cantina sono ammesse tutta una serie di pratiche che in qualche modo li rendono vicini a quelli che si considerano i vini convenzionali, mentre nel vino naturale il vino naturale non prevede manipolazioni neanche in cantina, quindi diciamo è un modo di fare il vino che mantiene il suo aspetto naturale, per questo si definisce naturale, perché mantiene la sua naturalezza. E quindi, ma cosa intendi per manipolazione però in cantina? È quello il punto? Beh, diciamo che ce ne sono tante. Boh, io ti dico che quella più famosa è quella dell'uso dei solfiti, che comunque è quella, diciamo, che tende ad avere dell'anidride solforosa, che è un additivo che serve ad aggiustare fondamentalmente. La faccio facile, esatto, visto il contesto, visto i miei interlocutori. grazie per la fiducia. Lo diciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio J, sta parlando col trio Medusa, gli interlocutori, diciamo. Dario, perdonami, ma secondo te c'è ancora qualcuno che fa il vino proprio pestando l'uva con i piedi? Ma sì, certo, ce ne sono, e ovviamente noi stiamo parlando di un concetto che non è che deve essere considerato così ancestrale. L'importante è quello che in qualche modo fanno i vignaioli naturali e far. Dario, ti perdiamo, ma ci dici fisicamente dove sei? Sei in vigna in questo momento? In questo momento sono in vigna, per questo la connessione prende. Non prende. Sei a San Fili adesso? Nelle campagne cosentine? Cerchiamo di. Sì, nelle campagne cosentine, in particolar modo fra San Fili e Cervicati e San Marco Argentano. Queste sono le nostre. Visto che ti abbiamo svegliato a quest'ora. Non c'è wireless. Visto che ti abbiamo svegliato a quest'ora, Dario, come si chiama il vino che produci? Le quattro volte ci chiamiamo. Le quattro volte. Sono un po' l'Albano dell'Indy, mi sono anche definito. Qualcuno modifichi la pagina Wikipedia di Brunori Sas e aggiunga l'Albano dell'Indy. Io ti dico solo una cosa comunque, Dario. Esatto. Albano a noi ha mandato la cassa di vino personalizzato. Fai te. Va bene, ho capito. Messaggio ricevuto. Anche perché. Quindi non era un interesse. No, non era disinteressato.
abbiamo ascoltato, ti abbiamo ascoltato. Tra l'altro, no, la verità, attenzione, guarda, la verità è che se fai il vino come fai musica, è un vino eccellente, perché veramente i due... Lui ha detto la verità. Gabriele ha detto solo la verità. E guarda, credimi, la verità. Io sono uno che ha acquistato i tuoi CD, addirittura, acquisti i tuoi CD. Davvero, no. E ti dico anche, e ti dico anche la verità, era dai tempi del primo De Gregori che secondo me non c'era un esordio così musicalmente incredibile come il tuo. E guarda, sono uno che non è proprio parco, cioè che è parco di complimenti, perché il problema mio è che dico sempre la verità. Con questa ti sei meritato una magnum con il vino. Grazie mille, Andario. Ti aspetto in vigna. Grazie a Dario Brunori, abbiamo detto la verità. La verità, ragazzi. Se ne sei accorto, sì. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Beh, è stata una telefonata un po' complicata, ma che ha avuto grande successo negli tra gli ascoltatori di Chiamate Roma 3131. Grande successo al 342-00-00700, soprattutto per la canzone di Bruno Risas. Tacci vostri, con Dario Brunori avete deciso di farmi iniziare la giornata. Come? Con gli occhi lucidi. Ah. Buongiorno. 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 C'è molto questa discrasia tra ortaci. Era positiva. È una cosa buona. Positiva. È buona. Sono costretto a salutare la cuginanza, che è la cosa che mi ha permesso di conoscere Dario Brunori, se no non esco vivo. Però quindi. Dario, se sei ancora all'ascolto, la telefonata non era per scroccarti il vino, però è collaterale, è un effetto collaterale. Io ho già assaggiato, oltretutto. Sarà strepitoso. Quattro volte mi dice quattro. Ma andrebbe assaggiato almeno quattro volte questo vino. No, però, come dire, è vera la cosa che citava, il fatto che quando sei due tre robe di vino ti atteggi un po', almeno ti atteggi un po'. Sì, è vero, sì. Ma questo è quello. E poi io, sapete che il mio autore adesso, quello che mi affianca, Marco Terenzi, come no, in realtà fa il sommelier. Cioè lui di fare l'autore è un passatempo, lui fa il sommelier. E ogni tanto mi dà delle dritte, ma io sono sempre un po' distratto. E quindi quando lui mi dice, guarda che lo champagne è più buono di tutti, avete per caso il Jean Bertordin? Sì, e poi Marco, il messaggio, Marco, come si chiamava quel vino bianco? Giorgio ha visto che faccio le foto alla cosa dei vini. No, ma per forza, perché poi vai con Marco e finisci in un'enoteca. Esatto. Lui sparisce, sta lì, guarda. Vabbè, basta dire un cardonai e ti capisci. Mi aveva anche insegnato, visto che Brunori ha citato la Magnum, la differenza tra il volume delle bottiglie, perché hanno dei differenti nomi. Mentre parliamo con Marco dalla provincia di Catania, magari Veronica è in grado di dirci come si chiamino a seconda della dimensione. Marco, buongiorno. 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 Allora, la Stella ci dice che sei già al lavoro, quindi sei un po' di corsa. Abbiamo detto. Sì. Ma c'è qualcuno che pigia ancora il vino proprio l'uva con i piedi? Tu lo fai? Sì, noi lo facciamo. Noi lo facciamo praticamente. Allora, facciamo tanta uva, quindi non possiamo farla tutta. Però in parte a noi piace mantenere la tradizione, quindi ne lasciamo un po' per i più piccoli che la pigiano con i piedi praticamente. Divertente. Ma quindi fate quelle operazioni che si fanno solitamente a fine agosto, settembre, con l'apertura alle famiglie, i bambini che vengono a fare. Ottobre, sì, facciamo tutta la vendemmia, raccolta a mano come si faceva una volta, e poi c'è il parmento dove buttiamo tutta l'uva e poi viene pigiata da tanti bambini. Ai bambini basta tirargli un pallone in mezzo all'uva. Marco, è vero che sei di corsa, proprio di corsa fisicamente, perché stai correndo sul luogo di lavoro, ma non fai non fai questo di lavoro, quindi questa è un'attività famiglia. Questa è una cosa che facciamo noi di famiglia, diciamo che durante l'anno la gestisce mio padre con mio zio, e poi la raccolta siamo in tanti. Lo vendete questo vino, Marco, o lo fate solo per voi? No, lo facciamo solo per noi. Solo per voi. Curiosità, è un vino che cresce alle pendici dell'Etna? Sì. Guarda cosa ho imparato. Vicino a Fatto Pisciaro. Il Firriato fa lo champagne.
tu devi dire no, lo spumante, lo spumante, no, lo champagne, lo champagne, ricordate? Beh, buonissimo tra l'altro. Allora, i nomi delle bottiglie, ce ne sono anche di più piccole però, ah sì, cioè, quindi... c'è piccolo da 0,18, Chopin da 0,25, Demi da 0,37, Demi, scusate, ignorantissima, Standard, e poi c'è Magnum da 1,5 litri, Jeroboam da 3 litri, Rehoboam da 4,5 e Matusalem da 6 litri. La Matusalem. Noi ne abbiamo una da 18, ragazzi. Ah, è vero. Noi abbiamo una da 18, una da 18 litri degli Apolloni. Quella mai aperta. Come si chiama? Quella è la Stramatusalem. scusami. La MacLeod. La MacLeod da 18 litri. È la più grande di tutte. La più grande di tutte, da 30, e la Melchisedec. Minchia, ci abbiamo la più grossa. Marco, ce l'hai un 18 litri, Marco? No, troppo. Vai al lavoro che è meglio. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Chiamate Roma. Chiamate Roma. I'm good, o se volete blu, del vino blu non vogliamo neanche proprio parlare. Ci dicono che i nomi delle bottiglie sono nomi biblici, quindi vanno letti esattamente così come scritti, e che c'è la bottiglia da 27 litri. No, prima la 15 che non abbiamo citato, che era Nabucodonosor, e sì, poi c'è quella da 27 litri che tutti sappiamo essere la Siffredi. Manca la nostra che è da 18. La 18 non c'è, la 18, boh, mi sa che era la Trio, forse la chiamiamo, dai. Ah, c'è anche la Super Siffredi, eh? Ah, la Super Siffredi. Quando la sta. Vabbè, lasciamo stare. Basta, ciao, battute, ciao, fermi. Ciao. Dalle 7 alle 9 tutti su DJ. E Fio c'è schiaccia palla come un dancing nel DJ. Sì, è un capolavoro degli anni Ottanta, caro Patrizio Mattei. Non provare a denigrare Nick Kamen. Each Time You Break My Heart, 1986. Se non erro, era l'artista notato, il cantante notato da Madonna. Da Madonna. Pare che abbia anche una mini storia con Madonna. Pare, poi sai, noi... Che torna sulle scene, ragazzi, con il tour, avete visto? Con il già sold out praticamente la tappa italiana in Milano, giusto? Se non ricordo male. Non lo so. Fa una sola tappa. Milano. Oh, buongiorno, Previ. Buongiorno. Concludiamo l'ampia pagina dedicata al vino e ai formati delle bottiglie con il messaggio arrivato al 342 00 00 700. Ciao Trio, Daniele da Venezia. Sì. Noi domenica abbiamo un pranzo e in tavola mettiamo la damigiana da 34 litri. Vabbè, basta, vai, abbiamo visto. Qua i bottiglie. Vi faccio notare però una cosa, che quella non è che la rovesci, cioè la usi per mescere, quindi useranno il tubo col quale fai il sottovuoto, sì, e poi versi. Non vi ha detto che sono in quattro. Esatto. In due. La damigiana da due. Bevi il vino sbavato. La Patitucci ci dice che è in procinto di fare il proseccucci. Saremo i primi a ricevere, non vediamo l'ora di assaggiarlo. Ricordiamo che appunto Danilo ha già fatto un'ampia pagina dedicata a vini fatti in casa e birre artigianali. Una bella Peroni, ma una bella Peroni. L'ignusa non filtrata, dai. Semplice. Ecco. Previ, oggi avremmo voluto parlare dell'argomento top, vale a dire della bidella che da Napoli va a Milano tutti i giorni. Preferisci affrontare un pendolarismo di tre ore, anzi di più, da Napoli a Milano, almeno 5, 4. Sono quattro, perché tre ore Roma, un'ora Roma, Napoli, con dei costi che hanno creato qualche dubbio sulla veridicità della storia, però vabbè, però purtroppo ne hanno già parlato in tanti, e quindi in realtà parliamo di mezzi di locuzione, locuzione un po' diversi, però, dal treno passiamo al cavallo. Al cavallo. Perché Zibi Bogna, che vedete, per nome così, questo nome che, con chi ha giocato Bogna, Zibi Bogna, che veloce, dai, Juve, poi? Dai, facile. Chi ha giocato Bogna? Ricordiamo, è sempre il pensiero che ha l'uomo assorto quando la donna domanda: amore, ma stai pensando a qualcosa? No, pensavo a quanto sono felice. No, felice di stare in con realtà te. Vi frega, sta pensando. Bon, perché è difficile, perché vabbè, Roma-Juve. Esatto. Bello di notte, ma poi, da dove veniva? Da dove veniva? Era Legia Varsavia, Vizeblocz. Stiamo dando dei nomi. Siamo sicuri che stiamo dicendo le cose. Uno sgorgante per uccidere il Vizeblocz. 66 anni, gloria del calcio polacco, Juventus e Roma, dove ha giocato per addirittura 6 stagioni, ve lo posso dire. Eccelle
anche nel mondo dell'ippica. E l'ippica, mercoledì a Capannelle, proprio qui a Roma, ha vinto una gara, una corsa del programma di mercoledì nella categoria Gentleman. Gentleman perché ha un cavallo. Ha un cavallo, cioè, tratto, ha un cavallo. Però lui ha sempre corso, sì, perché sì, lui era sui giornali bambino, anche quando correva. Sì, sì. Io corro, sì, io ce l'ho fatta. Dice che a Trigoria non parlava d'altro, sai, poi Trigoria non è tanto lontana da Tordivalle, no, non lo sopportavano più. Chi era un ottimo driver? Albertosi. Io ricordo Pancaro, mi sembra che avesse dei cavalli, mi sa, con una scuderia con Peppe Quintale, se non sbaglio. Su questo non lo so, però so che il Previ ha preparato un piccolo speciale calciatori che hanno la seconda vita. Esatto, estendiamo chiaramente questa riflessione a tutti voi che siete all'ascolto. Quanti di voi hanno a un certo punto cambiato radicalmente vita? Perché da calciatore a Fantino ce ne passa. Tra l'altro Boniek credo che sia, cioè i Fantini in genere sono piccoli. Sono piccoli, magrolini. No, Boniek era muscoloso. Per fortuna non sta sul cavallo, perché sta col Ma uguale, non ti crede? Io dico per il cavallo che comunque deve solo tirare. E allora, qualche esempio di calciatore che ha cambiato vita? Mendieta, ovvero DJ Mendieta. Casca Mendieta, la sola. Ricordiamo lo striscione dei tifosi della Lazio: Mendieta non vale una peseta. Per farvi capire. Io vi ricordo che vendemmo Nedved e prendemmo lui. Per farvi capire come è cambiata la storia del calcio. Complimenti agli osservatori. Detto anche Erpaeia. Guarda, è una delle cose, devo dire che fu un'annata terribile da tifoso. Però allo stadio ci siamo molto divertiti, perché appena lui toccava la palla c'era e poi messicano, non si capisce bene perché. No, di Valencia. La canzone, sì, canzone del Benzio. Però tutti Thomas Brolin, centrocampista della Svezia, poi nel Parma e nel Leeds, dopo essersi ritirato, ha fondato un'importante pare azienda di aspirapolveri. Aspirapolveri la Brolin. La Brolin. Figo, hai capito Brolin. Tim Wiese, che magari non so, forse non vi dice molto, portiere del Werder Brema, ha lasciato il calcio diversi anni fa, ormai nel 2015 più o meno, è entrato a far parte del wrestling americano. Esatto. No, è anche importante. Ha messo su peso, è diventato 117 kg, adesso gareggia. È un fresco. Con il suo nome? Team Wiese? Wiesenthal. Ha già lo sponsor, Team Vision, ovviamente, chiaramente. Uno che è entrato in politica è stato Romario al Senato, ma quello che è entrato in politica, Brasile naturalmente, è stato brasiliano, ma quello che è diventato addirittura presidente della sua nazione è George Weah. George Weah, che tutti ricorderemo in una nota pubblicità degli anni Ottanta. Tutto bene? Tutto bene. Ma era il suo slogan. Andrà tutto bene. Tutto bene. Ricordo, se non sbaglio, era in déshabillé. Nudo. E infatti ci stanno varie leggende. Batacchio, poi ti spiego anche perché. O Damigiana. 342-0000-700. Questo è il modo per comunicare con noi. Cosa normale per te? Oggi forse le offese, ordinare un caffè. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Giorgia alle 8:17 su Radio DJ, chiamate Roma 3131, tantissimi messaggi al 342-0000-700. Partiamo da una battuta su Boniek, che sapete, calciatore in assoluto veramente fortissimo, che sembra essere anche molto forte come Fantino. La battuta è questa. Ragazzi, ma ricordo male o il soprannome di Boniek era proprio Cavallo Pazzo? Omen nomen in questo caso. Ricordi male, era Chiarugi Cavallo Pazzo. Esatto. Lui era il bello di notte, perché segnava solo di sera, Coppa Campioni, neanche c'è. E questa in realtà era una precisazione, la battuta era quest'altra. Quando ti dicono datti all'ippica e tu lo prendi seriamente. Datti all'ippica, certo. Datti all'ippica. Bravo, c'hai i ritagli, abbiamo sentito. Però se ti dicono datti all'ippica e tu poi vinci, hai fatto bene. Tantissimi hanno cambiato vita, per esempio... Io stavo pensando anche Tommasi, è diventato sindaco.
della sua città. Grande svolta. Ciao a tutti, Rane da Pisa. Damiano Tommasi, grande persona, incontrata più volte. Sì, anima candida il soprannome di bravissimo. Tommasi. Sì, bravissimo, assolutamente. Ma su quello siamo fatti. Sì, sì, sì. Una cosa sappiamo, i soprannomi dei cacciatori, attenzione, fino a una certa generazione, sì, quelli nuovi adesso ce li perdiamo. Tutto il resto, anima candida. Amore, a che stai pensando? No. Soprannome di... Allora, però Tommasi ha giocato nel Verona, nella Roma. Poi ha lasciato il calcio con la Roma. No, ma perché hai fatto sta roba? Poi adesso, dopo la Roma, secondo me ha giocato con altre squadre. Nel Verona. È ritornato nel Verona, dici? Sì, secondo me sì. Sei sicuro? No. Dovrebbe aver giocato anche in Spagna. Infatti. Levante. Sì. E ha cantato "Che vita di merda". Dai. E anche al Saltanda d'Alfedo e alla Fiorita. Sarà la sua prima squadra. Sì, una squadra di San Marino. Allora, scusa, visto che abbiamo citato il Verona, mi permetto di suggerire il libro che sto leggendo, che è veramente clamoroso. È un libro di qualche anno fa, sicuramente lo conoscete, ed è Tim Parks, uno scrittore inglese che vive a Verona e quindi si è trasferito con la famiglia lì, che ha seguito per un anno tutte le partite, le trasferte del Verona, ed è "Questa pazza fede". È un libro clamoroso, se amate il calcio lo dovete leggere. Io erano anni, dei tempi dei libri di Paolo Villaggio su Fantozzi, che non rido così tanto leggendo il libro, in particolare il primo capitolo, per stomaci forti, ma veramente fa tanto, tanto, tanto ridere. Abbiamo al telefono Lisa da Milano. Buongiorno Lisa. Buongiorno trio, ciao. Buongiorno a te, ciao. Buongiorno. Ho cambiato vita, ebbene sì. Possiamo chiederti a che età? Perché certo, ci stanno arrivando tanti messaggi di questo genere, quindi si può fare a che età? Si può fare all'età in cui le donne spesso impazziscono, 50 anni, l'età della menopausa praticamente. E avevi famiglia prima? Come? Avevi famiglia prima? No, mai avuto famiglia. Quindi hai fatto questo cambio, diciamo, con tranquillità. A cuor leggero, avere creature da sfamare la sera. Lisa, a cuor leggero no, secondo me con grande coraggio. Chiunque faccia questa scelta di abbandonare, diciamo, una professione, di fare qualcosa di completamente differente. Oltretutto una professione che rende, nel senso, non è che se dice va male, cambia. No, decido volontariamente. Tu che facevi prima? Io ho lavorato per circa 30 anni come agente di viaggio, quindi facevo anche un bellissimo lavoro, viaggiavo spesso, mi mandavano in giro, avevo dei colleghi, una scrivania, un'azienda seria alle spalle, lo stipendio fisso alla fine del mese, quindi tutto perfetto. Sì. Poi non so se avete sentito che c'è stata una piccola pandemia mondiale qualche anno fa. C'è stato qualche problema per i viaggi. Qualche problemino, il turismo si è un po' fermato e quindi ho preso coraggio, ho aperto il cassetto dei sogni e avevo una piccola idea di aprire qualcosa legato alla cucina e alla gastronomia. Ho scelto il prodotto che è il pollo, in questo caso una piccola polleria di quartiere, quindi una bottega artigianale molto carina. Lavoro da sola e faccio tutto quello che riguarda il mondo del pollo: pollo, coscette, alette, cotolette. Guarda, se vuoi un fornitore, c'è qua Patrizio che sta per aprire poi il suo allevamento. Io solo uova. Se vuoi aggiungere le uova. Però Patrizio, se apri un negozio di uova, devi trovare un nome geniale come quello che ha trovato Lisa. Come si chiama la tua polleria? Tu mi fai girare. Il grill. Però, come fai a sopravvivere dove c'è quell'odore di rosticceria? Esatto. Che a me l'odore del girarrosto. Assaggi. Ho messo su 5 kg in 2 anni e mi sono trattenuta molto. Io dalle 8 del mattino sento un profumo di pollo, patate, verdure, parmigiana, lasagne, che non vi dico, ragazzi, sto lievitando. Lisa, però, dov'è la tua polleria? È a Milano, in via Vestri Siciliani numero 30, zona Piazza Napoli. Venite a trovarmi. E oggi speciale sconto Medusa 10. Codice Medusa 10. Patate in omaggio. Pollo rigorosamente con la pelle. È come fare l'amore vestiti. Grazie Lisa, un bacio. Ciao. Grazie a voi. Hours with no name, America, ha detto bene? It's right. Ok, vieni a annunciare lui, visto che, cioè, con quello che voglio dire.
come ha detto papà, dillo bene. Ours with no name. America. Okay, right? Thank you. Soldi spesi bene, ragazzi. Quello della tua permanenza a New York. Vedi, sai disannunciare un disco in maniera perfetta. Amore di papà, bella di papà. Così, un momento così, diciamo, tenero, internos, scelta del disco, devo dire, noi in realtà volevamo scegliere altro. Facciamo così, perché poi devono decidere anche quelli che ci ascoltano. La proposta di Fraquarna era questa qua, era questo qua. Capolavoro degli America. Vabbè. Okay. È tanto bella la musica italiana, ma sempre all'estero dobbiamo guardare. Bravo, altre due ipotesi, vai con la prima. Allora, la prima è proprio facile. Furia a cavallo. Magari non questa. Sì. No, ma senti che tiro! E poi un'altra che per bolla papale non si può mettere, che è questa. Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono e le due gambe dei gatti ballano. C'è tutto. Cioè. Balla per me, balla, balla. Tutta la notte sei bella, non ti fermare, mamma. Il capolavoro degli America! Questi qua. Dico solamente Fraquarna. Grazie. Grazie. Sì, perché avrebbero letto altri 10 secondi. Salvato. Altri 10 secondi non avrebbero letto. Allora, interrompiamo un attimo la parentesi. Ho cambiato vita per parlare con Enrico, che è uno che è tutto sommato che è un po' di cambio di vita. Lui, perché Enrico li fa contemporaneamente. Lui è a volte bagnino, a volte tabaccaio, a volte speaker radiofonico. A volte stregone, vi ricordo che molto spesso riesce a prevedere cosa succede nei campi di gioco. Certo. E soprattutto pensionato, perché non fa un cazzo. Buongiorno. Allora Enrico, attenzione, siamo sul 2-1 per noi. Anche se devo dire una cosa, perché sono stato vittima di una truffa. Ieri su Instagram mi hanno mandato non so quante foto di Milano con la neve. Anche a noi. Non era Milano. Abbiamo detto Milano centro. Ma Milano è come a Roma. Se adesso noi ti chiediamo che tempo c'è a Roma, sbagli sicuro. Non specifichiamo la zona, perché è variabile, cambia, dai. Allora, facciamo così. 2-1 per noi. Punto. Tempo alle 8:29 a Nuoro. A Nuoro. Beh, Nuoro secondo me è veloce. Nuvoloso, però con un non completamente nuvoloso. Ce l'ho metà e metà. Però un po' nevica, completamente ma nuvoloso. Non però c'è il sole, fa freddo, ma fa nuvoloso, ma con strati di cielo. Tanto lo vediamo dalle foto, dai. Non è cielo coperto. 3420000700, un rapido messaggio per dirci se è nuvoloso, ribadisco, a Nuoro. No, però nuvoloso con strati di cielo azzurro, l'avevo detto. Gli strappi di cielo azzurro. Allora Enrico, avevamo deciso di non parlare la legnata che hai preso ieri dall'Inter. Dovremmo essere carini, veramente. Te la stai cercando. Dai. Ma io ieri ho guardato, mamma, ho preso il morbillo su Italia 1. Morbillo. Allora Enrico, tempo in Italia, vai, un minuto. Allora, c'è l'aria fredda che è arrivata nel Mediterraneo, ha creato una bassa pressione, quindi manterrà tempo instabile sull'Italia tipicamente invernale. Al nord abbiamo piogge su buona parte delle regioni orientali, con nevicate a quote basse che in serata potranno essere anche di pianura su bassa Lombardia, Emilia e basso Veneto. Al centro ancora piogge possibili, prima sulla Toscana, poi anche su Umbria e Lazio, quota neve in calo sugli Appennini fino a quote collinari, mentre al sud in arrivo piogge sulla Sardegna, poi più tardi Campania, Calabria, nord della Sicilia. Temperature che calano anche al centro-sud questa volta. Perfetto. Quindi anche domani tempo abbastanza perfetto. Grazie Enrico, nel pomeriggio ti comunichiamo la penitenza per domani. Ciao. 840, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 Shepard Geronimo 2014. Perché abbiamo messo questa canzone? Perché è la canzone che più spesso veniva travisata e ricevevamo milioni di messaggi in cui veniva detto: Trio, ma qua dice Se ciulando e Orzo Way. Battuta solo da Muffami. Muffami è quella che l'ha avvicinata. Allora, all'incirca è quello che è accaduto negli ultimi 5 minuti. Malce rincorse quando abbiamo scelto quella città sarda. Sbagli sicuro. Come la dici? La sbagli. Allora, 5 lettere. Prima di tutto, sentiamo la ragazza che ha dato ragione ad Enrico. Quindi domani nessuno paga penitenza. Sentite. Trio, aspettavo questo momento da una vita. A Nuoro, nuvoloso, allego foto.
Allegafotto e Allegafotto. Ha detto Nuoro. Nuoro. Abbiamo, infatti, noi abbiamo detto: com'è il tempo a Nuoro? Suppongo che lei sia a Nuoro. Allegafotto. Poi, anche da come ha detto foto, si capisce foto, che comunque è sarda. Allegafotto, quindi. E invece no, frustato. È arrivato Capitano Cisetti, colui che tutto sa. Stiamo scherzando! È arrivata la brigata! Una sardegna in rivolta! Ma scherzi! Sì, non si parlava di altro sul forum, come si pronuncia quella città sarda? C'è come un si forum. Pronuncia? Ora ce lo dici, però adesso ce lo dici. Ve lo faccio dire, sentite qua. Vi prego, si dice Nuoro, non Nuoro. Ecco, quindi come si dice precisamente? Nuoro! Si dice Nuoro! Non ho capito niente, l'ha detto tutto. Diverse. Nuoro. Per certo. E perché lo sai? Di dove sei? Di Casal Bruciato. Ma che c'è? Di Casal Bruciato con Nuoro. E c'è un ristorante sardo da queste parti. E allora? Mamma! Scusate, non c'entra niente. Mamma! È 19! Oggi è 19. Domani è giorno di paghetta. Come le media. Il 20 precise. Precisi come le medie, il 20. Mamma, puoi anticiparmi €50 che vado al ristorante sardo a farmi dire come si dice Nuoro non l'avevo mai sentito dire. Nuoro, proprio mai sentito. Noi diremo sempre Nuoro. Ma siamo sicuri? No. Ma ce l'hanno detto veramente in 50. Davvero? Sì. La Sardegna è in rivolta. Ok, no, perché? Una parte della Sardegna. Guardate, è come Friuli o Friuli. Le cose. Ma perché ci perculano, chiaramente? Perché se tu dici Nuoro ti dicono Nuoro. Se dici Nuoro, ma come lo dici? Nuoro. E comunque è Piso Mojado, non Mojado. Ma che c'entra? Così per ricordarlo. Cambiamo vita, lasciamo stare. Mettiamo un disco e poi parla il Previ, che è meglio. Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero... Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Tananai su Radio DJ. No, Tananai. Adesso mi avete fatto venire 2000 dubbi e quindi non so più come accentare le parole. Allora, al 342-00-00-700 ha rimandato un messaggio alla ragazza che abbiamo utilizzato per la prisione di Enrico. Lei ha detto Nuoro. Ha detto Nuoro. Si corregge. Però Capitan Precisetti proprio a me no. Ho detto Nuoro, non ho detto Nuoro. A parte che. Comunque sti cazzi, vi voglio bene. Grazie della precisazione. Però l'ha ridetto. Nuoro. Per capire. Come si pronunci correttamente la nota città sarda, vedi che uno devo dire svicola. C'è arrivato un messaggio da Napoli, sentite. Ciao trio, sono Fabio, sono di Napoli ma vivo in Sardegna da 20 anni. Ehi. Sì, assolutamente, chiamatela Nuoro perché si incazzano a morte. Deriva dal vecchio nome di Nuoro, si chiamava Nugoro. E quindi rimane Nuoro. E questo è Fabio. E poi per se un napoletano Nugolo, è perfetto. Viene Nuoro, togli la G, a lui viene facile dire Nuoro. Ulteriore precisazione. E comunque ragazzi si dice Poggi Bonzi e non Poggi Bonzi. Ma chi l'ha mai detto? Chi è qui che ha detto Poggi Bonzi? Qualcuno ha detto Poggi Bonzi. Poggi Bonzi. Nessuno. C'è il famoso incipit della favola, no? Vi ricordate? Erano a Poggi Bonzi. Non erano a Poggi Bonzi. Erano Piero e chi era l'altro? Che incrociarono i Giorgio peni. E Piero. Giorgio e Piero che incrociarono i peni a Poggi Bonzi in segno di reciproca stima. Ma chi l'ha detto? Altri capoluoghi di provincia. Sono arrivate precisazioni. Tra l'altro, per fare radio non è importante parlare bene. È chiaro. Facciamoci un giorno, dedicheremo proprio lo speciale accenti. Al best. Siamo al best. Mi raccomando. Allora, il Previ ci tiene a raccontare un po' di storie che magari possono essere anche così un suggerimento se volete cambiare vita. Esatto, questo ascoltatore si chiama Dane. E mi fido. Si dice Dane. O Dane. Dane. Io sono passato da operaio in un'azienda di Spurgo, Pozzi Neri. Ah? Sì.
a torrefattore. Okay. Aiuto. Ti sei lavato le mani? Una doccia di mezzo. È importante. Però ti sei lavato le mani. Io sono riuscita a diventare operatore sociosanitario a 46 anni dopo una vita da impiegata amministrativa e una laurea in giapponese. Così. Però adesso ha la sua dimensione. Dimensione. E tante volte potrebbe andare a lavorare a Poggi Bonsi. Io nella mia seconda vita, e molti lo dicono, voglio andare in montagna a fare il nonno di Heidi. Ma dai, basta. No, Heidi già ce l'ha, poi non è che puoi prenderne il posto. Con il lessico di Marmaionchi. Maria. Non sconderò mai la sua massima durante LOL. Uè, la risata è come il vaffanculo, scappa! Mara, ma come? No. Vabbè, è un po' alla Funari. Quando smetterò di lavorare, dice Maria, pensavo di laurearmi in giurisprudenza e darmi alla politica. A occhio e croce ci arriverò a 70-75 anni. Visto che la pensione. Quello che è. Il mio compagno Scareri. Questo ve lo dico perché è piemontese, proprio Scareri, vuol dire schifezza, una schifezza terribile. Alla riunione di classe fece uno dei suoi numeri per cui divenne famoso. Mise le chiavi del furgone di suo padre, belle sporche di grasso, nella Nutella e poi le succhiò avidamente. Ora Scareri è uno stimato politico a livello provinciale, dove nessuno sa. Non è il soprannome Scareri. Nessuno sa che della sua prima vita. No, ma quello è un suo vizio, lui ciuccia le chiavi di tutti. Beh, ce ne sono altri che hanno altri vizi più compromettenti. Esatto. Figuratevi che vado dal mio gommista per farmi curare la cervicale. Per farti spedire con quelle mani lì, ragazzi. Dopo una vita passata nell'edilizia mi sono iscritto all'università a matematica, ma mica per me, quelle pippe dei miei figli che non danno un esame. Porca miseria. Così li seguo. Piegatura, brevi. Il mese scorso hanno arrestato l'elettrauto del mio quartiere perché di sera gestiva un traffico di hashish. Elettrauto. Maledetto me che non lo conoscevo, se no risolvevo due problemi in uno. Ma capita quando lo scopri dopo. Lo sai io che invece là. Comunque si dice elettrauto. Elettrauto, per dire. I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Meghan Trainor, Made You Look! Piatto alle trombe! E al 342-00-00700 all'improvviso il genio! E comunque si pronuncia Poggi Bonzi Bobobo. Basta! Grazie a tutti! È così, ha ragione lui! Ha ragione lui! A domani! Ciao! Grazie! Ciao! I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.